Cari amici di MeppiU, oggi vediamo come ti privatizzo la sanità pubblica senza fartene accorgere. Beh, provate a chiamare un CUP. In questo momento, mentre state guardando questo video, provate a chiamare un CUP, un centro di prenotazioni, di visite di un qualsiasi ente pubblico sanitario o di un consultorio o di qualsiasi cosa di questo genere. E provate a sentire cosa vi rispondono. Vi risponderanno che le disposizioni che hanno ricevuto gli impongono di non prendere appuntamenti prima di giugno-luglio. Cosa succede? Che queste persone che avranno delle urgenze, scoraggiate dal non poter prendere un appuntamento in questi enti convenzionati pubblici del Servizio Sanitario Nazionale, si rivolgeranno a un privato. Ed ecco qua che ho eliminato tutte le affluenze, tutte le code, tutti i problemi della sanità pubblica e ho dato sempre un po' di incentivo a chi invece opera nel privato. Complimenti. Chiedete quando chiamate se hanno dei riferimenti normativi sulla quale vi stanno rispondendo, sulla base della quale vi stanno rispondendo. Vi divertirete. Mi sa dare dei riferimenti normativi, altrimenti mi deve dare un appuntamento. Chiami anche Anna Maria, adesso le passo il dirigente. Grazie. Guardi, io ho delle disposizioni a livello aziendale, Ma quindi non sono io che le verbali o posso dare queste. scritte? Io glielo posso anche dare l'appuntamento, però poi quando viene Ma lei qui le lei, disposizioni le ha ho verbali o capito, scritte? cioè, io voglio dire, noi siamo Signora, ma lei le dispositori, ma disposizioni noi le ci ha vengono delle verbali o domande che lo dico a scritte? Mi lei, noi lo scusi, diciamo a tutti, cioè nessuno ha fatto queste sceneggiate, sono ostetrica, questo Ok. faccio, ho delle indicazioni e devo prendere un appuntamento su indicazione, non è il mio lavoro. Ho detto che per dare gli appuntamenti bisogna avere dei requisiti. Vuole parlare con un responsabile, possiamo mandarti dare il telefono tuo e fare parlare con te? Non hanno la più Hanno pallida idea di che cosa stanno registrato le facendo. chiamate, hanno tutti i miei riferimenti, hanno tu mi devi autorizzare a fare l'appuntamento a questo signore su un'indicazione che non è di secondo le indicazioni che abbiamo. Quindi me lo dai? Perché così lo chiudiamo sta storia, poi quando tu ci sei la prossima settimana, tu fa vieni qui lunedì o martedì, quando? No, nel decreto legge, vogliono ormai. Cioè, a me non mi interessa, io, non è nella mia competenza, ha detto che gli devo dare un appuntamento, quindi io glielo do. Se tu mi autorizzi, io glielo do. Poi tu sai trovare qui quando viene il Vedi come signore, stanno spieghi un facendo? attimo tutte le cose che devi spiegare. Però telefono a lei, non è che può venire qua per la mia. Sulla base di che allora io non glielo do? Scusa, chi? Cioè, il signore fa questo, mi dà l'appuntamento, l'altro che sta scritto non glielo do. Cioè. No, io tutte queste indicazioni di legge, le normative, le cose non ce l'ho adesso qui sotto perché non sta a me, sono i dirigenti che fanno tutte queste indicazioni. No, vi do l'appuntamento. Gli ho detto di andare in pronto soccorso, mi ha detto di no, che vuole l'appuntamento. Io non ci so dire, cioè, qui ormai siamo alla follia, per cui io No, non. la follia. E delle giornate gli ha risposto quell'altra, capito? Cioè, questi non hanno veramente nessuna indicazione su quello che devono fare. Come cade il castello di sabbia appena fai così. Senti, gli posso dare il numero di telefono della direzione sanitaria? Può parlare con questo signore? Ma proprio parlano O pure vuole parlare con te? Gli do il tuo numero di telefono? Vabbè, cioè io veramente non ho parole. Vabbè, quindi adesso ci dobbiamo scaricare dei problemi. Quindi domani questa viene qui, arriviamo a una commedia di 2 ore domani con la dottoressa. Vabbè, devo fare questo, quindi do l'appuntamento domani? che si Non sanno stanno a manco fa che risposte tutti danno. per sentito dire, non c'è un foglio di carta sulla quale si Mamma mia, stanno basando le incredibile. decisioni. E loro sono le prime vittime, perché gli dicono di fare cosa senza che ci stiano un foglio di carta dove è scritto quello che devono fare. Sì. Allora, a mezzogiorno.
giorno e mezzo lunedì? Visto che ci siamo, ringrazierei il nostro caro amico Covid e che il DAIE sia con voi.